E adesso i bestioni, quelli americani, il wrestling dal Palatrus Arri di Milano. Oh, domani alle 2, ok? Su Italia 1, sempre qua. Ci vediamo, fratelli. Forti emozioni? Concedetevi un sospiro di sollievo con Halls Mentholyptus, la caramella con azione balsamica. Amici di Italia 1, benvenuti a Superstars of Wrestling. Offerta delle caramelle balsamiche Halls. Questi sono tutti incontri ufficiali della WWF World Wrestling Federation. Come sapete, questo è il terzo torneo della WWF qui in Italia, terza volta anche a Milano. Per chi interessa, anche domani sera alle ore 18:30 ci saranno incontri a Pala Sport Eur a Roma. E martedì alle 20:30 al Palazzo dello Sport di Cagliari. E adesso passiamo la linea al uomo volante, Andrea Bassani, per qualche intervista, sperabilmente con Andre the Giant. Grazie Dan, non potevamo aprire altrimenti questa grande serata di Superstar Wrestling in diretta dal Palatrus Arri di Milano, se non con il più grande lottatore di tutti i tempi, sicuramente grande anche per quanto riguarda la figura, e voi stessi lo potete vedere. Siamo in compagnia di Andre the Giant, un personaggio che sfiora i 225 kg e i 2,20 m d'altezza. Andre, la prima domanda: cosa pensi di questo grande incontro che ti vedrà opposto a Tito Santana? I gotta say one thing, Tito Santana is a very brave guy. Because he knows my reputation. I've been wrestling for quite a while, and I was the world champion. I'm the only one who defeated Hulk Hogan. And Tito Santana, I will tell you one, I never lost a match in my life, and I'm coming here in Milan tonight to put you down, Tito. You're going down. La breve e semplice traduzione è che André ha molto rispetto per Tito Santana perché lo ritiene molto coraggioso per poter sfidare un personaggio come lui, un campione del mondo, uno dei wrestlers più mitici insieme ad Hulk Hogan, l'unico forse che lo ha messo in difficoltà e che lo batté negli anni passati. Dan, ti restituisco la linea e cominciamo con questa grande serata. Good luck, Tito. Grazie, grazie Andrea Bassani. E a Andre the Giant avremo il nostro primissimo incontro della sera a tra poco. Amici del wrestling, nostro primissimo incontro della serata, presentandogli i protagonisti. Prima, pesando 105 kg, proveniente da Fort Lauderdale, Florida, Barry Horowitz. Barry Horowitz, Fort Lauderdale, Florida. Barry Horowitz. Contro di lui in questo primissimo incontro, pesando 110 kg, da Downers Grove, Illinois, Leaping Lanny Poffo. Lanny Poffo.
Lanny Poffo vorrebbe leggere una poesia. A voi, Lanny. Sono molto contento di essere in Italia, la patria dei miei nonni, Poffo e Lencioni. Spero di vincere tutti i miei incontri, sempre avanti, grazie tanti, Leaping Lanny Poffo. Lanny Poffo. Andrea La Linea. A Milano, sto cercando Tito Santana perché mi hanno detto è inferocito rispetto alle dichiarazioni di Andre the Giant che lo minacciava fisicamente, ma vedo che l'incontro sta per iniziare, è suonata la campana, a te la linea. Amici sportivi, il primissimo incontro è cominciato. Barry Horowitz da Fort Lauderdale, Florida, che si dà le pacche sulle spalle contro Leaping Lanny Poffo, ragazzo chiaramente di origini italiane. Da Downers Grove, Illinois, hanno avuto il bel da dire loro prima dell'incontro. Barry Horowitz prende lo scemo al pubblico, ma Lanny Poffo va a terra. Poffo, atleta qual è, si alza subito. Horowitz, una body slam. Horowitz non vuole avere da fare con Leaping Lanny Poffo, e Leaping Lanny, leap vuol dire saltare. Lanny Poffo fa gli zumpi ogni tanto e questo gli fa il nome. Saltatore, saltante Lanny Poffo. Lanny Poffo, primissimo incontro della serata, e Barry Horowitz viene tirato dentro molto scortesemente da Lanny Poffo, accompagnato con la testa. Arbitro vede che non è a terra, ha preso una forbice da Barry Horowitz, e Lanny Poffo alza la spalla sinistra velocissimamente. Poffo non cede qui. Oh, pugno un po' fuori legge in pancia. Lanny Poffo cerca di fare un ponte con il collo, che come si dice, no, non c'è da fermare questo. Poffo verticalmente, cosa vuol dire questo? Horowitz è un po' stupito da questo, e Poffo lo prende, prese in testa, diversi pugni in testa. Barry Horowitz mi fa un po' pensare a un buffone qui, il più grande atleta ebreo, dice che ha un taglio sulla testa, dice non hai niente, Lanny sei un buffone, infatti lui fa un po' buffone. Leaping Lanny Poffo contro Barry Horowitz. E Poffo non scherza niente adesso, preso di testa. Barry Horowitz mi fa pensare a Brady Boone che avevamo l'anno scorso con i pantaloncini verdi, eccetera. Oh, una gomitata, un po' fuori legge, non sportivamente. Beh, Leaping Lanny salta ancora un altro usando la corda, accompagnata. Lanny dice no, amico mio, no. Oh, una presa indietro. Horowitz, uno, due, no, no, Horowitz, quasi lì. L'arbitro Paul Dawson, molto, molto giovane, anche accanto a me qui, a bordo ring, Tim White, arbitro veterano che ha in mano tutto il cronometro, questi sono una caduta o 20 minuti, quello che viene prima. Horowitz che schiaccia la schiena di Poffo, che va a terra. Horowitz fa un po' l'attore, dice io sono più bravo. Tutto il pubblico, pollice in basso per Barry Horowitz, che non risponde tanta simpatia anche con questi calci. E lui dice state zitti, vi faccio vedere io. Leaping Lanny becca uno in fronte. Barry Horowitz, il più grande atleta ebreo negli Stati Uniti. Qui siamo a Palla Trussardi di Milano. Stai zitto arbitro, dice lui all'arbitro, un po' agitato, un po' eccitato Barry Horowitz, per dire un po'. Lanny Poffo, una bruttissima presa all'indietro, una caduta con gamba, è finito tutto, dice lui. Lanny Poffo dice no,
ci riprova Barry Horowitz con la culla. Lanny Papa non vuole perdere qui davanti al suo pubblico italiano, i suoi nonni sono emigrati in America dall'Italia, è citato anche loro nel discorso pre-match qui. Una brutta presa, e questo no, riesce quasi l'arbitro a prendere un doppio calcio in faccia. Paul Dawson, arbitro giovane. Barry Horowitz, una gomitata, avambraccio. Oh, Lanny Papa reagisce. Lanny Papa, Horowitz a terra. Forse uscirà dal ring. Horowitz è famoso per queste cose. Quando le cose non vanno bene per Barry Horowitz, lui dice, ops, una testata nella pancia. Quando le cose non vanno bene per Horowitz, come tante queste, lui esce e dice, no, faccio una piccola pausa, mi riposo un attimo. Invece non si può, non si deve. Presa di cedimento, ma Lanny Papa non cede. Non cede. Lanny Papa può cedere, l'arbitro gli chiede ogni 2-3 secondi se cede. Invece ha preso la corda Barry Horowitz e questo è un no, 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 non si può. L'arbitro Paul Dawson molto molto severo questo. State zitto, ho detto, dice Barry Horowitz al pubblico, lancia un po' di sudore al pubblico, non qui certamente per cercare simpatia. E lì l'arbitro lo consiglia ancora. Il pubblico a Milano un po' gasato perché sono tutti in televisione con tutti voi qui su Italia 1 che vedete questo qui. Lanny Papa finalmente dopo una lunga sosta qui. Horowitz un po' come Brady Boone e Lanny Papa. Oh, Lanny, no, Lanny, ecco, è 3 uomo, lui dice all'arbitro, l'arbitro dice no, 2, mi dispiace. Horowitz schiaccia a terra Lanny Papa senza tante storie. E Leaping Lanny, Leaping Lanny contro la corda. Barry Horowitz sbaglia la presa. Oh oh, Lanny ha sbagliato, schiaccia schiena a terra. Barry Horowitz pacca sulle spalle e dice, ah, io sono bravo. Un gesto che fanno in America ogni tanto, gente un po' montata. E qui Leaping Lanny molla. Un altro, primo pugno, poi un calcio, un altro pugno, un altro. E si sente rumore anche qui a bordo ring. Qui, Barry Horowitz salta in aria. Barry Horowitz molleggia un po' la cosa, un po' coreografato però, contro lo sostegno. Oh, oh, al rovescio, a terra, 1, 2, 3. Finisce l'incontro e vince per una caduta Lanny Papa. Vincitore dell'incontro, Leaping Lanny Papa. Lanny Papa. Bassani. E adesso la linea ad Andrea Bassani. Amici, il secondo incontro della serata. Entrando in ring prima, pesando 110 kg da Mission, Texas. Grande fisico, grande lottatore, grande carisma. Tito Santana! Santana, Tito Santana. Il suo avversario da Grenoble, nella Francia, pesando 250 kg, Andre the Giant. La linea Andrea Bassani.
magnifico, la roccia The Magnificent Don Muraco dalle Hawaii. Una montagna di muscoli, come potete benissimo vedere, soprattutto rispetto a me. La domanda di prammatico, ovviamente, di d'obbligo, è: cosa prova Don Muraco ad affrontare un grande ed esperto wrestler come Greg The Hammer Valentine? 15,000 miles I've traveled, halfway around the world. Greg Valentine, just coming, just looking for you. Win, lose or draw tonight. Tonight you are gonna suffer and suffer big time. Sofferenza, dunque, è la parola d'ordine di Don Muraco nei confronti di Greg The Hammer Valentine. Dice che ha viaggiato 15,000 miglia dalle Hawaii per raggiungerlo fino a Milano e veramente fargli passare una serata del tutto infelice. Dan, a te la linea. Eccoci qua! E il pubblico grida Hogan, Hogan, Hogan! E Andre the Giant dice: state attenti o io non combatto. Tito Santana qui molto posato. Comincia l'incontro, Andre the Giant in cattivissimo umore. Tito, Tito, grida il pubblico. Andre the Giant ha una faccia e lui parla con l'arbitro qui. Dice: dire al pubblico di stare zitto, ha detto lui. E Santana cerca di aggredire Andre the Giant, sorride qui. E questi sono presi per strozzare, non si fa. Non si può, l'arbitro dice mollare, Andre molla e poi riprende la stessa presa e non si può. Tito Santana subito in grave, grave difficoltà, ha una testata. Santana qui davanti alla nostra impostazione è uscito dal ring e Tito Santana messo molto ma molto male qui. E Tim White, l'arbitro, perché ha preso una testata proprio nella schiena fra le scapole qui. E tutti questi cartelli qui attorno al campo, Hulkamania eccetera, non vanno bene per il pubblico. Farebbe meglio non fare questo per Andre, perché lui ha una faccia di una persona. E Tito Santana finora non ha fatto niente, un pugno nello stomaco, un altro. Andre the Giant, una testata, Tito Santana a terra. Andre the Giant che non corre esattamente, cammina ovunque e schiaccia la testa di Tito Santana contro il ginocchio. Il povero Tito, ragazzi, ha una peste nella mano di Santana. Tito finora non è in questo incontro. Tito Santana a terra proprio non riesce a riprendere il fiato. Vediamo la sua faccia qui inquadrata. Tito, amico mio, tu stavi meglio a Mission Texas, te lo dico io. Andre the Giant, che ha detto che non ha mai perso un incontro. E tutto il pubblico è qui a Palatrussardi, siamo se non il pienone il quasi. Tito, 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 ma queste parole vanno in vano. Cedi, chiede Tim White, no, no, dice Tito Santana. Andre the Giant pesa 2,40, 2,50, non sapremo esattamente, ed è alto, dicono 2,20 metri, io direi più 2,15 per l'esattezza. Comunque non è piccolo, questo è sicuro. Hogan, Hogan, dice il pubblico. Santana molla due, una gomitata rovesciata, un altro, presa per i capelli qui. Questo non è legale nel wrestling. Tim White avvisa, non si può, però non lo fa mollare la presa qui. E Andre the Giant cerca di strozzare anche da dietro, cose non esattamente legali. Andre the Giant non è esattamente un quadro di sportività qui. Qui Santana cerca, mola due e cerca con la corda della sua divisa, e l'ha fatto proprio strozzando qui. E Andre the Giant tira molto 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 e Santana in difficoltà. Il pubblico qui grida all'arbitro Tim White di vedere, lascialo, lascialo, dicono qui. E si vede che l'ha preso qui. Testata di Santana, pugno di Santana, ginocchiata di Andre the Giant, sperla Santana al tappeto. Santana qui non messo bene. Andre the Giant con una presa da gorilla lì.
una presa di cedimento qui, Santana non cede, sta cercando di proprio schiacciare le costole, ovviamente i polmoni qui, non respirare qui. Presa di capelli di Santana qui, Andrew the Giant non è esattamente uno che osserva il regolamento lì. Santana gareggiandosi qui, Andrew the Giant ha preso un doppio schiaffo in faccia. Tito Santana mola un altro, due testata, Santana messo male. Andrew the Giant vuole, oh no, Andrew non può schiacciare lui contro il sostegno, vuole prendere il sostegno, la corda del sostegno, ho capito tutto qui. Cosa vuole fare Andre the Giant? Non c'è più il sostegno, c'è solamente l'acciaio lì, e Santana ha subito questo. Si vede la graffio rosso sulla schiena di Tito Santana. Come mai Tito, che è molto più piccolo di Andre, ha accettato questo l'anno scorso? Abbiamo visto The Ultimate Warrior 1,95 e 130 kg e Santana subisce tutto questo qui. Non so, gli pagheranno anche un fior di soldi, ma se io sono Santana vado al tappeto magari per un conto di tre. Il pubblico o lo dicono Hogan, Hogan o Tito, Tito, ma Tito. Andre the Giant cercava di dare una testata a Tito che si è spostato, Andre the Giant contro l'acciaio lì. Ah, nuovamente. Santana, anche se ha fatto un paio di colpi qui. Tito Santana sta forse peggio di Andre the Giant, che si riprende adesso. Anche non, oh oh, Santana contro la corda. Blocco football, non fa tanto effetto a Andre the Giant. Andre un po' intontito, cade per terra. Tito Santana fa i muscoli per il pubblico. Un calcio in testa a Andre the Giant. Un altro. Un altro. Un altro. Un altro ancora. 6-1 nella pancia. Santana un po' impazzito qui, 8 calci a una spalla rovesciata da Andre the Giant. Pubblico batte i piedi e le mani qui e non si sente più niente. Spero che sentiate il commento. Oh, Santana contro la corda, salta contro, prende Andre, Andre non si sposta, Andre a terra. 3, vince Andre the Giant quando Santana l'aveva preso molto bene. Tito Santana perde questo incontro con Andre the Giant. Devo annunciare al pubblico. Andre the Giant! Andre the Giant alza la mano per il pubblico. Santana reagisce qui. E qui Tim White cerca di fermare tutto. Santana impazzito qui. Prende Andrew the Giant che è incastrato nella corda lì e lo strozza. Tim White cerca. Tim White fuori del ring. A terra qui sta poco bene Tim White. Qui Paul Dawson, l'altro arbitro. Tim White rientra nel ring. Questo non era ovviamente nel copione qui. Tim White cerca nuovamente abbracciare Santana. Finito l'incontro, dice Tim White. Tu devi uscire. Sei stato al tappeto per tre. Andrew the Giant qui. Tito Santana non vuole sapere niente di questo. Andre the Giant si toglie da queste le corde qui e Tito Santana esce dal ring perdente ma vincitore con il pubblico. Replay qui, vediamo il replay di come Santana, che aveva preso Andre the Giant, è venuto a terra. Vediamo qui che per una confusione nella presa ha perso Santana con Andre the Giant. Replay ancora, il pubblico qui impazzito mentre noi facciamo questo. Vediamo l'altra angolazione. Rivediamo questo qui. Diamo la linea a Andrea Bassani.
Grazie Dan, eccoci ancora negli spogliatoi del Palatrus Sardi di Milano, siamo in compagnia della mantella coloratissima e della faccia da cattivo di Greg the Hammer Valentine, il martello, pronto per affrontare la roccia che abbiamo già sentito Don Muraco. Greg, cosa pensi di questo grande incontro contro la roccia dalle away? You know, you have to call this a grudge match. A grudge match that stretches across the entire world. Don the Rock Muraco been rolling all around the world trying to catch the hammer. And in Milano, Italy, he has caught the hammer. It's signed, sealed, delivered. And we're going to lock horns right here tonight. And I'll tell you what, the hammer is going to smash the rock into little itty-bitty pieces. In mille pezzi il martello farà la roccia, ovvero Greg the Hammer Valentine farà a pezzi Don Muraco. Greg the Hammer Valentine si è fatto raggiungere qui dopo una rincorsa, come Don Muraco ci aveva già accennato, una rincorsa durata per tutto il periplo del mondo, conclusasi qui a Milano, e il match ci farà vedere davvero uno scontro con le scintille. Alla linea, alla regia, ci sentiamo fra poco. Amici, adesso il terzo incontro della serata. Presentiamo a voi i protagonisti di questo incontro. Da Seattle, Washington, pesa 115 kg, il martello, Greg the Hammer Valentine. Valentine. Greg the Hammer Valentine. Valentine. Il suo avversario, uno dei più grandi fisici della WWF, pesando 125 kg, da Sunset Beach, Hawaii, Don the Rock Muraco. La Roccia, The Rock. La linea ad Andrea Bassani. Eccoci ancora negli spogliatoi del Palatrus Sardi in compagnia di André the Giant. Siamo prima dell'incontro fra Don Muraco e Greg the Hammer Valentine. André the Giant l'abbiamo visto trionfare contro il suo avversario. Cosa ne pensa di questo match? You see, I told you it would be easy. È stato facile. You see how easy that was. Chico Santana, I told you you're gonna lose. And I keep my promise like all the time. André ha mantenuto la sua promessa. Ha detto che sarebbe stato. È tornato minacciandoci fisicamente. È tornato qui a Milano e l'abbiamo visto come l'avevamo visto ad aprile. Quindi André, grande vittoria su Tito Santana, anche una grande vittoria sul vostro intervistatore, la linea ad Dan per l'incontro. Siamo qui per terzo incontro della serata. Greg the Hammer Valentine contro Don Muraco. Subito questi due grandi fisici a non scherzare. Greg the Hammer Valentine da Seattle, Washington, il biondo. Don the Rock, cioè la roccia, Muraco, da Sunset Beach, Hawaii, che non vuole accettare niente. Questi sono due che non si sono mai incontrati, ma per questo giro qui in Italia si sono fatti incontrare. Voi che seguite wrestling qui con noi riconoscete questi due personaggi. Generalmente, come sappiamo, i grandi personaggi non vogliono mai rischiare di incontrarsi in una cosa che non sia, non so, per il titolo del mondo o qualcosa. E quindi questo qui è stato proprio per il torneo in Italia, il terzo torneo della WWF. A terra Greg the Hammer Valentine. Valentine non sta molto bene qui Greg the Hammer, però chi vuole sottovalutare the Hammer, come vediamo qui, una martellata in testa a Don Muraco, il famoso martello di Greg Valentine.
The Hammer, il martello. Oh, Valentine vuole, mai visto Valentine fare questo. Mai visto Valentine fare questo. Questo sì, mille volte. Nah, Morocco non cede così facilmente. Greg the Hammer andrà sulle corde, mai visto lui fare neanche una volta, adesso ha fatto due volte nello spazio, si vede che non è molto abituato lui a questo. Oh, Don Morocco gli dà un botto nella pancia qui, che gli starà bene per un po' di tempo. Greg Valentine, Morocco lo alza, schiacciato sui piedi con un'inginocchiata, e Valentine vola un po' anche finta questo qui. Ma Valentine fa queste cose, io ho detto a lui in intervista ieri che non mi piace quando lui fa questo, che lui fa un riposo proprio davanti a me. Greg Valentine in riposo qui davanti a noi, facendo finta di star male, vuole risparmiare un po' di fiato qui, e qui cammina tutta una finta, però lui è un esperto di queste cose, grande attore. L'arbitro compra, dice al pubblico sto male, e invece è una finta, guarda la faccia che ha lui. Arbitro Paul Dawson conta però 3, e Valentine cercherà di entrare. Adesso ha preso un po' di fiato, si sta meglio, si è organizzato i pensieri. No, niente più. No, e questa è una finta anche, un calcio nella pancia. Un doppio schiaffo in testa, Valentine. Una spalata. Però Valentine uno che fa finta in queste cose, state attenti qui. Buttate a terra Valentine. Oh, la gomitata è caduta, il martello cadente. Quella che va a Valentine, lui ha subito in questo istante. Morocco. Valentine ancora. Fa il buffone, Morocco si è stufato di questo qui. Dawson dice a lui. Valentine si protegge con le braccia per non subire questa schiacciata della testa. E poi Morocco dice, vai dentro il ring, pagliaccio. Valentine però, vede che Valentine non può mai sottovalutare lui. Quante volte abbiamo visto lui per 20 minuti perde 19 e vince per uno, però vince in quel momento l'incontro. Break the Hammer Valentine. Adesso la Hammer lì a camminare, a fare un po' del fenomeno lì. Don Morocco fuori, ma Morocco non è un attore in queste cose. Lui vuole uscire. Valentine una ginocchiata nel petto di Don Morocco. Morocco non sta bene, sta sudando molto e non riesce a togliersi da questo. Adesso Valentine, la figura 4 di Valentine. Morocco in una brutta posizione. Valentine ha preso per le gambe, può anche rovesciare tutto. Schiaccia schiena. Si sente Valentine respirare. Anche Morocco, fa male la gamba, forse anche il ginocchio. Valentine, un altro. Questi sono due numeri che non abbiamo mai visto da Valentine. Vede come lui subisce per un po', l'altra si gasa, e Valentine dice no. Una testata nella pancia. E Don Morocco sta poco bene. Valentine si gasa. Pubblico pollice in basso. Oh, aggiusta la cosa sulla quella che protegge lo stinco lì, e adesso ha programmato la famosa presa figura 4, e invece non riesce. Morocco gli dà una mano in faccia. Morocco, Don Rock Morocco figura, no, e Valentine non lo prende. Morocco lo spinge via con un piede. Don the Rock Morocco subisce ancora da Greg the Hammer Valentine. Io non riesco a pronosticare questi. Io avrei pronosticato solamente Andrew the Giant. Questo è troppo difficile a pronosticare. Valentine fa pugile qui. Morocco dice dai, molami i pugni migliore, tu non mi fai paura. Morocco, Valentine mola il martello. Adesso Morocco reagisce. Morocco non ha paura di Valentine. Pugno ancora in testa. Valentine.
Muraco fa pugile adesso anche lui, non sono esattamente pugile di grandi tecniche ovviamente. Oh, braccio teso e la hammer a terra. Muraco molto gasato con il pubblico. Strano Muraco, che una volta era odiato dal pubblico, adesso ovunque va da lui. Molto ben visto da quando superstar Billy Graham è diventato suo manager. Oh oh, Valentine, una schiacciata. L'arbitro ha preso un colpo in testa qui. L'arbitro Paul Dawson a terra ha preso un colpo in testa e non riesce a vedere. E oh, dice arbitro, alzati. Muraco alza l'arbitro, Paul Dawson che è un po' intontito qui. E dice stai lì a guardare mentre io scaccio a terra Greg the Hammer Valentine. Avambracci qui. L'arbitro non sta bene. Ancora Valentine reagisce. Valentine vince l'incontro a sorpresa. Proprio una barzelletta qui per Dawson, molto vincitore dell'incontro per caduta. Greg the Hammer Valentine vince incontro. Greg the Hammer Valentine. Ma qui il pubblico non ha piacere per questo per niente, assolutamente non d'accordo, perché Muraco aveva messo a terra Valentine. Dawson arbitro non aveva visto, volano in campo. Rivediamo qui che anche Valentine si appoggia proprio qui al sostegno, che non è per nulla legale. Due cose non legali. Molto arrabbiato qui. Proprio molto, ma molto arrabbiato qui. E Muraco. E Dawson dice io sono stato intontito per un attimo. Replay ancora, vediamo questo. E 1, 2, 3 e fuori Muraco. E il pubblico qui non accetta. E Muraco alza il dito numero uno, che lui è il numero uno. John the Rock Muraco perdendo la linea, però adesso ad Andrea Bassani. Grazie Dan, ritorniamo negli spogliatoi alla fine di questo bellissimo incontro. Siamo in compagnia della cintura di campionessa del mondo e di lei in persona, Sensational Sherry, dal 1987, campionessa in carica ovviamente per la categoria femminile della WWF. Sherry, questa domanda, cosa provi a lottare a Milano contro la tua avversario? How do you feel fighting in Milan against your opponent? This is the second time that I've been in Milan, and just like the time before, I'm going to defeat the girl. It's not a title match, so I don't have to worry about it. So I'm just going to embarrass her to the best of my ability. Questa frase minaccioso che ha concluso l'intervista, il nostro intervento dagli spogliatoi, Dan voleva confermare che l'incontro sarà per lei una passeggiata e che metterà davvero in imbarazzo la sua avversaria. La linea della regia, ci sentiamo fra poco. Amici, nostro quarto incontro della sera sotto la guida dell'arbitro giovane Paul Dawson. Fra le sfidanti per il titolo WWF femminile, la numero uno assolutamente, Rockin' Robin. Da Waco, Texas, 57 kg, Rockin' Robin. E adesso la campionessa pesando 67 kg da New Orleans, Louisiana, Sensational Sherry Martel. Sensational Sherry. Sherry Martel. Sensational Sherry. La linea ad Andrea Bassani. Dan, ti rubo la linea un secondo soltanto, qui siamo a bordo ring, siamo in grande compagnia, siamo in compagnia di Stella Avanzini, due volte campionessa del mondo della WAWF, che se non sbaglio è la World Arm Wrestling Federation, ovvero la federazione mondiale per diciamo il campionato di braccio di ferro. A lei la parola in un'occasione particolare, ovvero uno sport simile a loro, quindi prettamente fisico. Salve a tutti, sono contentissimo, infatti sto seguendo da
da un anno circa questo wrestling, mi sta appassionando moltissimo. Comunque non è che con questo voglio lasciare il mio sport iniziale, che è l'arm wrestling. Comunque niente, una serata stupenda, sono contenta anche che ci sia una manifestazione femminile, anche visto le scorse puntate fatte sempre qui a Milano. Cosa posso dire? Niente, riguardo al mio sport magari qualcosina. Mi sto preparando per novembre, 19 novembre, per gli italiani di Braccio di Ferro. Prossimamente ci saranno anche i mondiali. Ok? Basta così, lasciamo la linea a Dane all'incontro che si è portato fuori dal ring. Sensational Sherry qui, cominciato anche prima del gong. Sensational Sherry contro Rock and Robin. Ma c'è una differenza qui di 10 kg di peso. Rock and Robin da Waco, Texas, un cowgirl, se vogliamo dire così, pesa solamente 57 kg. Sensational Sherry invece 67 kg. Sono due atleti in grandissime condizioni. Sensational Sherry, che è stato qui anche un anno fa durante il mese di ottobre, non amato dal pubblico assolutamente. Ripeto qui che questo non è un incontro per titolo del mondo. Avevo il piede sulla corda qui, non è un incontro per titolo del mondo, bisogna precisare questo per il semplice fatto che Sensational Sherry è campionessa. Se lotta lei, è Ladies World Champion, campionessa del mondo di donne della WWF. Se lotta lei, dobbiamo precisare che non è un incontro per titolo. Dovesse vincere Rock and Robin, la cintura rimane con Sensational Sherry. Fra l'altro, queste due donne che vengono dal sud degli Stati Uniti non si vogliono tanto bene. Infatti Rock and Robin, con dichiarazione un po' cosa vuol dire, piena di acido contro Sensation Sherry, perché Sherry non concedeva a lei un incontro per titolo del mondo, e anche Sensation Sherry a sua volta ha risposto proprio nella stessa maniera a Rock and Robin. Quindi non buon sangue fra di loro. Differenza fra wrestling maschile e quello femminile è che le donne, al mio avviso, fanno incontri più tecnici e magari più veloci, non hanno chiaramente il peso o i mezzi atletici degli uomini. Però qui Sherry a terra ancora, Rock and Robin sulla pancia. Sensational Sherry dice che io sono più intelligente di Rock and Robin. Rock and Robin prende con doppio schiaffo a Sensation Sherry. Una presa, 1-2. Sensation Sherry reagisce subito. Rock and Robin da Waco, Texas, essendo una ragazza abbastanza, qui sfruttano l'arbitro qui. Questo non è assolutamente la serie per Paul Dawson, il giovane arbitro. Come mai mi hai pestato sulla schiena? E Rock and Robin dice: caro mio, perché sei stato il mio passore. Paul Dawson, giovane, molto esperto in queste cose qui, però molto promettente. Lui è molto atletico e lui conosce le regole perfettamente. Mi ha spiegato questo Tim White a mio fianco qui, arbitro della WWF. E anzi che Dave Hebner è venuto qui, Paul Dawson, quest'anno, perché è molto ma molto promettente, arbitro di grande futuro nella WWF. E ha voluto fare questa esperienza con il terzo torneo in Italia. Oh, una presa, una bolla qui. Qui Sensational Sherry non vuole cedere per nulla. Rock and Robin, al mio avviso, c'è la differenza qui. Rock and Robin è più veloce e più tecnico. Sensational Sherry più pesante e più forte, ovviamente, e ovviamente più esperienza. Non va, non c'è il conto di tre ancora. Rock and Robin non molla per niente la testa di Sensational Sherry. Sensational Sherry in difficoltà qui. Rock and Robin schiacciato, no, reagisce accompagnato dal testa. Sensational Sherry con tutta la sua esperienza, non è solamente che sa vincere, sa non perdere, perché ci sono momenti che e lei pensa magari si può perdere, invece Sensational Sherry non è diventata campionessa della WWF per nulla. Rock and Robin, un'altra cosa che devo dire è che generalmente gli incontri del wrestling femminile durano
più di quelle maschili, i maschi riescono ad arrivare a, spesso con la forza fisica, a chiudere con una caduta, le donne non, perché non hanno questa forza fisica, anche se la relazione di peso è sempre semplice quella. Adesso Sensation Sherry dice, hai visto questo quello che mi ha fatto? Grace rovesciato, 1-2. Sensation Sherry, se potesse fare meno arrabbiatura con l'arbitro e più wrestling sarebbe un po' meglio come condizione di gioco qui, però lei ha sempre uno in più da dire all'arbitro, sempre un più da dire all'avversario. E Rock and Robbins, se dovessimo segnare questo per punti come pugilato, Rock and Robbins sta vincendo 100-0, anche il mio tecnico qui è completamente d'accordo. Rock and Robbins, io non avevo mai sentito lei prima di questo torneo in Italia. Le giovani sfidanti vengono e vanno, qui una cosa un po' fuori legge per Sensation Sherry, graffi la schiena di Rock and Robin, meno male per Rock and Robin, lei ha questa divisa addosso che la protegge un po', una presa di doppio Nelson si dice, e Sensation Sherry non cede, può anche cedere qui, però adesso presa per i capelli Sensation Sherry, non è contento solamente di vincere, Sensation Sherry ha questo componente che, come ha detto qualcuno qui, che è differente dalla donna, che è molto più cattiva dell'uomo. Oh, Rock and Robin. Wow, ha preso anche lei indietro con un Nelson pieno qui. E dice, guardate, guarda che mi prende per i capelli, guarda il pubblico, guardate pure. Ma io devo dire che Sensation Share fa gli urli di grande livello, gli urlacci qui di Sensation Sherry, come sentite anche voi. E Paul Dawson ha chiesto al pubblico, niente, assolutamente niente. Rock and Robin ha preso indietro. Vuoi cedere? E Sensation Sherry dice no, qui la forza di Sensation Sherry. E anche il peso. Sherry un po' fa la comica qui. A lei fa piace. E deve mollare qui, e molla Rock and Robin, mi ha detto mollare, io ho mollato, e lasciate così. 1-2, Sherry senza tanto scorso mette il piede sulla la corda. Comunque Rock and Robin sta vincendo 99-1 adesso. Qualche tifoso, qui hanno le cartelle qui, pubblicità per se stessi. Oh, Rock and Robin, oh! Sherry voleva schiacciare la faccia di Rock and Robin, non è riuscita. Vediamo da questo close-up di Rock and Robin, adesso forse vorrà fare il giro del ring. Anche l'altro sostegno che Rock and Robin produce. Sì, perché no? È Sensation Sherry. Anche l'altro, volete questo? Ma va bene, contenti voi. Sensation Sherry adesso fa il giro del ring, accompagnato con braccio teso. E Paul Dawson dice... E Rock and Robin non riesce a chiudere questo incontro. Sensation Sherry forse ha vinto un minuto del conto, se è andato 10 minuti Rock and Robin ha vinto 9, dico, invento io, ok, non ho idea. Rock and Robin contro sostegno. E questa è Sensation Sherry, esperienza, mestiere. Adesso si alza. Sensation Sherry, anche se campionessa, diversa da Hulk Hogan che si fa amare dal pubblico, lei si fa odiare. E lei dice al pubblico, avete visto che sono più intelligente io, dito indice verso la testa, dice, io sono campionessa. Un calcio proprio nella pancia di Rock and Robin. E Sherry, montatissima, lancia il sudore al pubblico, un altro calcio. E il pubblico dice, pollice in basso, io sono numero uno, guardatemi. Oh, questa è una presa non legale, assolutamente, ma forse sì. Forse non è da strozzare. Appoggia anche con il piede contro il sostegno. Paul Dawson dice, ehi, qui cosa succede? Tu hai appoggiato il piede? No, assolutamente no. E dice, state zitti voi del pubblico. No, no, assolutamente non farei mai una cosa simile. Figurati, figurati, figurati. Adesso riappoggio nuovamente. E Paul Dawson naturalmente cade nel gioco. Ma neanche per idea, no, dice Sensation Sherry. State zitte, dice lei. E lui dice, Rock and Robin, non puoi prendere Sensation Sherry per i capelli. E va bene.
ancora appoggio. E questa volta Paul Dawson dice deve mollare la presa. Uno, due, no. Rock and Robin reagisce qui con Metzi. Atlanta Jenkins è sensation, Sherry appoggia. Qui Rock and Robin con una piccola rimonta qui. Però la forza e il peso, sensation Sherry, è troppo per Rock and Robin. Lei non può, non è un pronostico, ma lei non può battere sensation Sherry. Oh oh, qui Rock and Robin davanti a noi, un volo. È un po' piangente qui Rock and Robin, tra l'altro la nostra postazione qui. Paul Dawson comincia a commentare. E Sensation Sherry lancia sudore al pubblico. Oh oh, qui esce Sensation Sherry. E da indietro, da nascosto, prenderà Rock and Robin. Rock and Robin non ha la più pallida idea di cosa gli arriva. Un calcio nella schiena. Rock and Robin, e dice alzati Rock and Robin. Un altro calcio, un altro. Sensation Sherry se ne frega del pubblico, si fa odiare. L'arbitro Paul Dawson, un bel da dire a lei, e lei minaccia un pugno a Paul Dawson. Contro io a lei deve rientrare. E lei ride al pubblico che antisportivamente lancia qualche piccola confezione di qualcosa qui. Odiato dal pubblico, sensation sharing. Io devo prendere il microfono e chiedere al pubblico di non lanciare oggetti, ok? Quindi, amici di Italian, preghiamo il pubblico di non lanciare niente nel ring, per favore. Abbiamo fatto il nostro preghiera al pubblico di non lanciare niente nel ring. Oh, qui Sensation Sherry vola, Rock and Robin entra. E il pubblico fa tifo per Rock and Robin, Sensation Sherry, un po' in difficoltà. Vediamo Rock and Robin. Adesso anche gli uomini di guardia lì con il pubblico, adesso i carabinieri entrano qui, che non possono fare questo, i carabinieri butteranno fuori un tifoso. Un po' esagerate qui fuori del ring, anche altre azioni, quindi qualche personaggio nel pubblico ha dimenticato dove era e è stato chiesto dai carabinieri, non in modo tanto gentile, di uscire. Qui le signore, qui dietro di me, i signori visionate, qui a chiedere a Rock and Robin di ammazzare Sensation Sherry. Una sberla sentita anche nell'ultima fila del palazzo. Oh, Sensation Sherry a terra. Uno, due, no. Tim White con martello in mano per segnare. Oh, oh, Rock and Robin. Oh, un pugno Rock and Robin. Schiacciata Sensation Sherry, grande prova di forza di Rock and Robin. Uno, due, no. Rock and Robin semplicemente non ha la forza per fare questo. Comunque i carabinieri hanno fatto benissimo. Bastava buttare via uno, gli altri hanno capito. Calcio a Rock and Robin e qui forse finiamo l'incontro. Rovesciato Rock and Robin, non cede, non cede. E potrebbe anche benissimo cedere qui. Uno, no, no, uno, due, no. Adesso non riesce Sensation Sherry. A terra, no. Rock and, una testata, due. E nessuno riesce a finire l'incontro. Qui, preso, dentro, uno, due. L'incontro incredibile, ma non passerà al titolo. Vincitrice dell'incontro, Rock and Robin, ancora campionessa del mondo, Sensational Sherry. La
la regola, Rock and Robin ha vinto questo incontro, ma Sensational Sherry, replay qui, vediamo noi cosa è successo, 1, 2, 3, finito, e Rock and Robin fa un giro antisportivo, Sensational Sherry dice, legge questo, replay ancora, 1, a qualche parola di cattiva sangue qui gira fra Rock and Robin e Sensational Sherry nel ring. Ok, diamo la linea a Andrea Bassani. Grazie Dan, Demolition, ovvero distruzione. Eccoli, li vedete inquadrate, pelle nere, borchia, la versione punk della WWF, i campioni del mondo del tag team, ovvero del 2 contro 2. A loro chiediamo, dopo aver visto questo incontro femminile, e il prossimo sarà ovviamente, e li vedrà protagonisti contro i British Bulldogs, cosa pensano dei loro avversari? Well, everybody has already seen what we're like when we get in the ring. And Bulldogs, you know us best. Because when we get in the ring, it's all business. We break bones and kick teeth in. Quello che aveva parlato e che ha espresso con così garbo il suo pensiero era Smash, uno dei due componenti, l'altro ex, lo sentiremo fra poco, delle Demolition, che ovviamente ha promesso di spezzare in due i British Bulldogs, nella fattispecie, come fanno sempre con i loro avversari. Ecco, danno calci da tutte le parti con le loro borchie e vi assicuro che gli stivali fanno malissimo. Forse li vediamo anche inquadrati. Sentiamo l'altra campana di questo duo, ovvero X. Just like our theme song, Bulldogs, there's no place to run, no place to hide. Even here in Milan, we'll find you. Non c'è nessun posto dove i British Bulldogs si possano andare a nascondere, vigliacchi come sono. Loro, i Demolition, li scoveranno e li faranno a pezzettini. Ci sentiamo fra poco e vedremo fra poco sul ring questi grandi combattenti. Amici sportivi, l'incontro che abbiamo atteso tutta la serata, un incontro di coppia, 2 contro 2 di doppio, una delle mie coppie preferite per questo qui, dall'Inghilterra, pesando insieme 240 kg, Dynamite Kid e Davey Boy Smith, the British Bulldogs! The British Bulldogs! The British Bulldogs! Loro avversari, i temuti campioni del mondo, da parte sconosciuti, Axe Smash, Demolition! Due, tanto atteso fra i British Bulldogs e i Demolition. Ti rubo un secondo la linea perché siamo qui con la sorpresa della serata, davvero, perché ha sconfitto la campionessa in carica Sensational Sherry. Siamo in compagnia di Rockin' Robin. A lei chiediamo cosa si prova a battere una campionessa. God, I feel great. I've known all along that I could beat Sensational Sherry, and tonight I went ahead and I proved it. The only thing left to do now is polish my boots and go for a championship match. Molto simpaticamente ha detto che l'unica cosa che le rimane è pulirsi gli stivali, che Sensational Sherry ha soltanto imbrattato un attimino di polvere, perché ha provato e ha dimostrato, come lei sosteneva da tempo, di poter essere in grado di competere con la campionessa e addirittura di batterlo, come ha fatto qui a Milano. Dan, a te la linea per l'incontro di 2 contro 2. Siamo al ring di Pala Trussardi. Axe Smash non hanno tolto ancora le maschere qui. Devono togliere, dice Tim White. Grandissimo trucco di Axe Smash, i terribili campioni del mondo, Demolition contro i British Bulldogs. Questi qui sono veramente bravi, Davey Boy Smith, the Dynamite Kid contro Axe Smash. E Davey Boy Smith, e Smash dice stai zitto tu con questo boccione che ha. Axe Smash provano il pubblico e non interessa loro essere simpatici. E
questo è il martellate di Axel Smith. Ti piace questo? Poi gli fa vedere la lingua, truccata anche la lingua. Oh oh, David Boy Smith a terra. È caduto, oh. David Boy Smith però è molto molto bravo. Questi sono gli ex campioni del mondo, British Bulldogs. Un tocco. Adesso viene Axe dentro qui. Voleva mollare una martellata, ma David Boy Smith non scherza niente. Testata. Un tocco. Dynamite Kid. Hanno 5 secondi. Doppio testata. E Axe va a terra. Presa di testa. La differenza fra i due colpi è che Axe e Smash, Demolition, sono il doppio, ma molto più pesante di questi due qui. Dynamite Kid, David Boy Smith, una grande fisicità, sono tecnici, sono veloci, ma non forza per peso. Un'altra martellata. Qui, Dynamite Kid subisce questo. Ex e Smash sono bravi, anche se sono grandi, diversamente da altre coppie grandi che fanno tantissimi cambi. E loro non interessa nulla a loro fare i simpatici. Dynamite Kid in grave difficoltà qui. Demolition con il solito trattamento con queste martellate e questi colpi che sono quasi del karate e i cambi veloci approfittando ogni cambio per questi numeri qua. Naturalmente vi devo dire che tutta la mia simpatia va con i British Bulldogs, tutta la mia simpatia, loro sono veramente tecnici, bravi, veloci e di grandi spettacoli. Axe e Smash sono i campioni perché sono gigantissimi, sono veramente grandi. Dynamite Kid, David Boy Smith cercando di battere un contro non per il titolo del mondo. Non cede per niente. No, 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 dice Dynamite. La presa per muscoli. Dynamite Kid. Loro sono stati campioni. Altra martellata. E qui David Boy Smith. Oh oh. Piede. Cambio veloce. È lì che Demolition vince tutti questi loro incontri. Nell'angolo loro, facendo i cambi veloci e approfittando ognuno per fare quello che vogliono fare. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh, oh. E Axe approfitta della distrazione di Davy Boy e mette l'arbitro di Tim White corregge qui. Dynamite Kid a terra. Dynamite Kid però, anche se molto più piccolo di Smash, lui riesce proprio a fare quello che deve. Essere pronto, stare pronto, stai attento, lui dice a Paul Dawson. Qui Smash, poi fa un danno. Dynamite Kid però reagisce. Testato, Smash a terra. Uno. Wow, questa è la differenza fra le due coppie. Che lui la lancia fuori proprio alzandosi da terra, un cambio legale e figurati cosa succede adesso. Dynamite Kid a terra davanti al pugno. Perché non vai indietro, arbitro, dice Axe. Dynamite Kid. Perché non vai indietro, dice l'arbitro. Bulldogs, Bulldog. Un surplus rovesciato, questo è micidiale. E Dynamite Kid non bene. Altre martellate sulla schiena. Questa è la Axe Smash, non si accontenta di vincere, loro vogliono distruggere, per quello li chiamano Demolition, demolizione. Cerca di rovesciare. Dynamite Kid rovescia, rovesciato. Questo per cedere per dolore. Non cede. Secondo me Smash, infatti Smash. Qui questa volta David Boy Smith ha perso la pazienza. Senza il cambio legale, non è un tocco legale, è venuto dentro Smash.
Ha preso Dynamite Kid, Dynamo non riesce a fare il cambio. E questa è la differenza. Generalmente i British Bulldogs sono bravi a fare questa stasera, molto ma molto meno. Oh, capitare quest'angolo lì, tocco legale, 5 secondi di tempo per infliggere tutto. Preso qui, di orso si dice in americano. Uh oh. Se Davy Boy Smith riesce a resistere, una presa per addormentare qui. Braccio cade una volta, uno. Cade una seconda volta, due. Secondo voi, Davy Boy Smith ha salvato il compagno, però non legalmente. Ma questo è giusto con l'Axe Smash, che loro sono i maestri del non legale. Oh! Braccio teso, volante, smash a terra. Tutti e due a terra, l'arbitro conta fuori tutti e due. Vieni qua, dice il suo compagno Axe. Anche Davy Boy Smith dice, Dynamite. Vieni, Dynamite, tocco legale. E non è permesso, ma l'arbitro non ho visto. Qui uno non legale e l'arbitro non vede. British Bulldogs cambiano non legalmente e non viene permesso. Allora il cambio legale. Calcio in faccia. Dynamite Kid. Qualche parolaccia da Smash che sta lì e non riesce. Qui, Dynamite Kid, centimetro per centimetro, e tocco legale. E qui, Davy Boy Smith, o qui viene Axe, smash dentro tutti e due. Davy Boy Smith, che è il più potente dei due, molto più grande di Dynamite Kid, lui, ma non grande come questi. Testate, fa piazza pulita qui, pulendo la casa, come si dice in americano. Braccio teso, dopo calcio volante. Un altro, pubblico tutti impazziti in piedi qui, viene Axe, viene Smash, Davy Boy Smith fa piazza pulita qui, Smash subisce, coordinato questo colpo qui, tutti e due, Tim White non sa che pesce prendere qui, fuori va uno, due contro uno, Davy Boy Smith, adesso Smash viene detto. Dynamite Kid reagisce subito sulla corda lì, farà un volo, non ci credo a quella distanza lì. Tim White viene buttato fuori, colpo volante, uno, due, tre! Vince il British Bulldogs! Vince il conto British Bulldogs! Devo annunciare al pubblico. Vincitori di incontro! British Bulldogs! Però non sono campioni, sia chiaro! Non sono campioni, ho dovuto dire questo al pubblico. Tim White dice, voi non siete campioni, non siete campioni. Hanno strappato le cinture, ma non solo Tim White. Dice, date le cinture a me, non siete, abbiamo vinto l'incontro. Vogliamo mettere qui, Tim White dice no. Pubblico bravi come alla scala, qui tutti impazziti qui indietro. Tim White dice no, diamo la cintura a British Bulldogs che sono ancora campioni. British Bulldogs, qui un replay, vediamo la mossa qui, mentre Tim White spiega, 1, 2, 3 e vincono i British Bulldogs, 1, 2, 3, un altro replay, lanciato e Tim White che indica, vincitore di incontri, British Bulldogs. Vediamo qui che contro 1, 2, 3, fuori dal ring. Ripetiamo al pubblico che non è stato un incontro di titolo, hanno vinto l'incontro i British Bulldogs, ancora campioni. Demolition, la linea alla regia, la linea alla regia. Buon amici sportivi, siamo in chiusura di trasmissione qui, vogliamo salutare tutti i telespettatori di Italia 1 che abbiamo chiuso questi incontri questa sera, grande riunione. Ricordate, domani siamo a Roma con la WWF alle ore 18:30, siamo a Cagliari proprio dopo l'altro giorno, diciamo martedì alle ore 20:30, alle ore domani sera, poi a Palazzo dello Sport di Cagliari martedì. In incontro di Roma domani andrà in onda sabato sera 22 di ottobre alle ore 22:30. Adesso sono qui con l'uomo volante Andrea Bassani. Andrea,
le tue impressioni di questa. Tu stai a posto dopo la ripresa di Andre the Giant, che ti ha strozzato? È stata una finta o una cosa reale? No, è stata una cosa reale. Le sue mani, sai meglio di me, sono più o meno alte come me e te messi insieme, ha una forza davvero devastante. Lui ha fatto fatica a alzarti da terra o è stato... Credo sia stato sollevare una piuma. Direi che comunque André ci ha dato la grande conferma della serata, spazzando veramente Tito Santana, così come direi che la grande sorpresa della serata è venuta da Rockin' Robin, che ha, anche se non valevole per il titolo, comunque ha battuto la campionessa in carica Sensational Sherry. Well, anche l'altro, fammi un commento qui sull'incontro di doppio che abbiamo visto qui. Io devo dire che l'anno scorso abbiamo avuto, come tu sai benissimo, qui il famosissimo uomo pappagallo qui, Coco Beware, che è stato qui, ma io credo che i British Bulldogs abbiano suscitato la stessa simpatia e pazzia dal pubblico, che è letteralmente impazziti per loro. Eravate un grandissimo incontro battendo i Demolition, che è la squadra campione del mondo. Ma forse ancora più che i British Bulldogs, se mi permetti Dan, l'eroe della serata, almeno l'idolo del pubblico, è stato senz'altro Tito Santana, il messicano così famoso quasi come Hugo Sanchez nel calcio. E comunque adesso possiamo chiudere. Tito Santana, anche Don Muraco, anche questo giro in Italia ci ha sorpreso per il fatto che ha suscitato tanta simpatia. Uno che è stato cattivo, adesso un buono. Ma amici sportivi, Dan Peterson qui a bordo ring, messo dal pubblico, come vedete, gli esagerati dietro di noi. Siamo qui a Palla Trussardi, amici sportivi. Queste Superstars of Wrestling, salutiamo a tutti da Palla Trussardi, chiudiamo la nostra serata qui, saluti da me e da Andrea Bassani, arrivederci.